Ma io sono molto soddisfatto perché sta emergendo che ho protetto l'Italia e gli italiani da ministro. Spero che finisca quanto prima questo teatrino della compravendita dei senatori e dei litigi fra Conte e Renzi per tornare a proteggere gli italiani. E quindi spero che gli italiani possano esprimersi quanto prima, o quantomeno che sia un centrodestra che torni protagonista. Abbiamo dimostrato buon senso, responsabilità e amore per gli italiani anche all'opposizione, facendo approvare tante norme a favore delle famiglie e delle imprese. Da settimane c'è un governo fermo, litigioso, confuso, incapace. Non si può andare avanti così in un momento in cui c'è un piano vaccinale fermo, in cui non arrivano cassa integrazione, non arrivano rimborsi alle imprese, le scuole aprono o chiudono a seconda delle province, a seconda delle settimane. Abbiamo voglia di fare, di aiutare, di curare, di proteggere, di correre. Ringrazio il giudice che ho trovato lungo la mia strada, perché nei giorni dei Palamara, che svelano il volto peggiore della magistratura politicizzata, ho trovato un giudice che ha approfondito, che ha letto, che ha capito, che ha compreso, e quindi fortunatamente quando ci occuperemo di riforme della giustizia potremo contare anche sulla collaborazione di tanti magistrati e uomini di legge per bene.